Radicale al congresso di Radicali Italiani del 2011. Siamo in compagnia di Mariano Giustino, presente qui ovviamente anche in figura di vicino di tavolino. Mariano Giustino è conosciutissimo nell'ambito radicale, direttore della rivista Diritto e Libertà. Chiediamo a lui appunto di illustrarci un pochino questa rivista che ha parecchi anni di storia ormai. Intanto salve a tutti, un saluto affettuoso a tutti i web video ascoltatori di questa emittente, alla quale auguro anche buona fortuna e un grande successo. La rivista Diritto e Libertà è una rivista di politica internazionale, di politica transnazionale e di iniziativa radicale. E quindi è una rivista nata nell'ambito dell'area radicale ormai da 11 anni. È uno strumento di informazione, di approfondimento, di cultura, ma soprattutto, come d'altra parte tutte le, tutto quello che è un'iniziativa radicale, è uno strumento anche di che vogliamo mettere a disposizione di pubblico quanto più vasto è possibile, limitativamente alle nostre possibilità di farci conoscere, quelli che sono le iniziative e le dibattiti e le riflessioni che produciamo su grandi temi della politica internazionale. Della difesa dei diritti umani e dei diritti civili, della promozione della democrazia nel mondo, e quindi ci siamo occupati nel corso di questi 11 anni di pena di morte, di antiproibizionismo, di libertà civile, libertà individuali, ci siamo occupati delle grandi questioni che hanno attraversato questi ultimi 10 anni, quindi dall'11 settembre in pratica fino ad oggi, quindi dalla caduta, dell'abbattimento delle Torri Gemelle fino alla primavera araba. E quindi ci siamo occupati anche di Medio Oriente, ci siamo occupati spesso di Israele, ci siamo occupati molto anche di Turchia, e fino a produrre un intero numero della rivista completamente dedicata alla Turchia, a questo paese. Noi chiamiamo il nostro segretario. Che è successo? No, volevo agevolare uno zoom. Ah, per far vedere. Sì, se ci agevoli uno zoom su questa. Questo è il numero che. L'ultimo numero della rivista che è stato pubblicato e che è stato già presentato a Roma. L'abbiamo presentato a Milano, adesso lo presenteremo a Torino. Lo presenteremo a Torino proprio venerdì prossimo, venerdì 4. Grazie. Novembre, alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino. E dicevo, ci siamo occupati in questo numero di 440 pagine interamente dedicate alla Turchia, di questo complesso e straordinario paese che sta vivendo sicuramente un momento aureo, soprattutto per quanto riguarda la crescita economica che sta vivendo. Sappiamo che la Turchia ha un'economia che cresce a livello della Cina e dell'India, ma anche per la straordinaria capacità di essere, di affermarsi come attore regionale e mondiale nella scena politica, dopo un periodo di isolamento e di chiusura che aveva caratterizzato sin dall'inizio questo paese, dalla nascita della Repubblica di moderna fondata da Atatürk fino a qualche decennio fa. Ma invece poi, come è documentato in questo numero, ha subito dei processi, delle evoluzioni, di cambiamenti, di riforma anche sotto la spinta dell'agenda europea, perché appunto la Turchia, come sappiamo, è un paese candidato ad entrare nell'Unione Europea,
dal dicembre del 2004. 14. Del 2004, dal dicembre del 2004. Ah, è candidato dicembre 2004, i negoziati di adesione sono iniziati nell'anno successivo, a dicembre del 2005. Sì, non avevo capito, ok. E tra l'altro, come forse tutti sanno, un negoziato d'adesione che, ahimè, è in una fase completamente di stallo, su un binario. Infatti su questo poi dopo volevo farti delle domande. Binario morto. E su un binario morto, vabbè, allora se mi fai delle domande. Sì, no, io infatti volevo, intanto premettendo un attimino che la Turchia era praticamente uno dei paesi di tradizione e cultura musulmana, che è punto di riferimento come insomma, simbolo di un ragionevole raggiungimento di un livello di democrazia e laicità, insomma, come più o meno un punto di riferimento rispetto al resto del panorama dei paesi, anche relativamente a queste rivolte arabe, insomma, è sempre diciamo, un punto di riferimento. E noi, cioè l'Europa, sta in qualche modo soprassedendo, un po' ritardando questa accettazione, con il rischio di far in qualche modo cadere questo paese, appunto su questo volevo chiederti che ne pensavi, in qualche modo nelle aree di influenza un po' degli integralismi e quindi un pochino fargli bloccare e cessare questo cammino verso una ragionevole democrazia occidentale, insomma. Ma che l'Europa abbia chiuso la porta alla Turchia, abbia voltato le spalle, questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio. Ma che la Turchia possa cadere diciamo nell'area e nell'influenza di paesi islamici come l'Iran per esempio o altri, questo lo escluderei del tutto per un semplice motivo, che non è che questi paesi possano influenzare la Turchia, semmai è la Turchia che influenza, come sta accadendo per i paesi della primavera araba, che ha la capacità, è la Turchia che ha la capacità appunto di influire sia perché è un grande paese che è economicamente forte, ma non solo per questo, ma anche perché è un paese in cui la città dello Stato, il secolarismo sono nella genesi della Costituzione della Repubblica di Turchia e perché la Turchia ha vissuto in questi ultimi direi 10-15 anni uno dei più grandi processi di riforma che la sua storia possa ricordare, addirittura direi dal Tanzimat, dal periodo delle riforme dell'Ottocento, dell'Impero Ottomano ad oggi. Quindi su questo mi sentirei tranquillo, semmai il problema è dell'Europa che tiene fuori, che continua a tenere fuori e a ritardare, anzi a tenere chiuso questo processo di adesione, a mio avviso commettendo un errore gravissimo. Però se vuoi di questo poi ne parliamo, perché possiamo sottolineare a mio avviso quali sono le responsabilità in particolare, almeno di alcuni paesi dell'Unione Europea. Ma ritornando alla domanda che facevi prima a proposito della primavera araba, sicuramente ti riferivi a quello che spesso si sente dire e anche i leader della primavera araba hanno affermato in queste settimane, in questi mesi, e cioè prendere la Turchia, il modello turco, come modello per il loro paese. Ecco, sicuramente i paesi come Tunisia, Egitto in particolare, guardano alla Turchia, almeno le forze più democratiche di questo paese, le forze che hanno attuato il cambiamento in questo paese, abbattendo i regimi dittatoriali che vi erano fino a pochi mesi fa,
vedono la Turchia come modello e dicono di volersi ispirare al modello turco, che consente a uno Stato di preservare la propria secolarità, la laicità e nello stesso tempo anche il carattere, diciamo, religioso dovuto al fatto che in questi paesi i cittadini sono a maggioranza, a stragrande maggioranza musulmana. La Turchia è un paese che ha il 99% della popolazione è musulmana. Ecco, io non parlerei però di modello, perché secondo me non è, parlare di modello si è sempre imprecisi, perché modello per un paese non è contestualizzato. Sì, perché ogni paese ha una sua storia, ha un suo percorso, ha delle caratteristiche ben precise, per cui trasportare un modello così com'è da un paese all'altro è semplicemente un discorso teorico che trova il tempo che trova. Io parlerei appunto di influenza e di capacità di un paese di capire come è possibile riformare la propria carta costituzionale in senso democratico, rispettando i diritti civili, la libertà, la libertà di espressione, che costituiscono le fondamenta la premessa per una democrazia. E sotto questo aspetto la Turchia gioca un ruolo importante. Perché gioca un ruolo importante? Perché appunto la Turchia è un paese che ha bisogno anche di continuare ancora questo processo di riforma, tant'è che proprio in questi giorni in Turchia si sta discutendo e è iniziata, diciamo così, a lavorare la commissione per la riforma della Costituzione, che dovrà riformare totalmente la Costituzione che è stata varata nel 1982 a seguito del golpe militare, quindi è una Costituzione scritta dai generali di allora. Ecco, e questo è importante perché la Turchia rappresenta questa peculiarità, che è l'unico paese in quell'area, nell'area mediorientale, se vogliamo guardare la Turchia come un paese del Medio Oriente, del Mediterraneo, è un paese di quell'area al 99% musulmano, che ha la caratteristica di essere al tempo stesso laica, democratica e musulmana. Quindi la separazione della religione dalla politica, in effetti. In Turchia è in vigore la Sharia come riferimento oppure no? Ma la Sharia non è mai stata in vigore, la Turchia nemmeno nel periodo dell'impero ottomano. È una caratteristica del mondo arabo la Sharia, di alcuni paesi del mondo arabo come l'Iran per esempio i paesi arabi. Questo che cosa rappresenta? Rappresenta un dato molto importante per l'Europa, perché sappiamo che ormai si vive in un mondo globalizzato, sono saltati tutti i riferimenti geopolitici che esistevano fino a pochi anni fa, ormai sono completamente saltati. È impensabile concepire di vivere in un contesto di questo genere pensando di vivere, diciamo così, chiusi nel proprio confine, nei propri confini culturali, nei propri ghetti, come se si vivesse in un club. Evidentemente questo non è possibile per vari motivi. Prima, perché è sotto gli occhi di tutti questa gravissima crisi economica e finanziaria che ha colpito in pratica tutti. Siamo tutti troppo interconnessi, quindi siamo interconnessi, ma non solo economicamente, come stavo dicendo, ma anche culturalmente. Se noi pensiamo che la crescita dei matrimoni misti in Europa
cresce con un andamento esponenziale, quindi cinesi con europei, francesi con musulmani, eccetera, eccetera. Se noi teniamo conto solo di questo aspetto, evidentemente dobbiamo avere un altro metro per concepire quello che sarà uno Stato o una comunità di un domani, del domani, che non può essere quello di adesso. Quindi non è possibile vivere con delle chiusure, con schemi, con pregiudizi, avendo dei pregiudizi nei confronti di altre popolazioni, di altre religioni. Ma il riferimento, e noi radicali lo sappiamo, deve essere sempre quello della libertà dell'individuo, di consentire ai popoli, ai cittadini, di avere quegli strumenti necessari per l'affermazione del diritto storicamente acquisito, che è il diritto alla libertà di ciascun individuo, che è il diritto storicamente acquisito, e quindi il diritto anche alla democrazia, come spesso anche richiama Marco Pannella in questo. E l'Europa ha commesso degli errori, sta continuando a commetterlo. A mio avviso deve aprirsi alla Turchia, per se stessa deve accettare quanto prima nel proprio seno questo paese, perché questo paese rappresenta per l'Europa la possibilità di interfacciarsi con altre culture, con i paesi confinanti, perché i paesi del Nord Africa sono i paesi confinanti all'Europa. Si dimentica che stanno al di là di una pozzanghera di acqua, ma sono effettivamente. E la capacità di influenza della Turchia va non solo nel Nord Africa, nei Balcani e nel Medio Oriente, ma arriva fino all'Asia centrale. E questo è importante sotto l'aspetto politico, sotto l'aspetto culturale e sotto l'aspetto economico. L'Europa sta vivendo la più grave crisi finanziaria dagli anni 20, gli anni 30 in poi. Indubbiamente la Turchia può rappresentare una grossa opportunità. La Turchia è un paese giovane, l'età media dei turchi è di 28 anni, l'età media in Europa è di quasi 40 anni o poco più, e quindi bastano già questi due dati per farci comprendere che ci troviamo di fronte a un qualcosa di veramente interessante. E un'ultima cosa su questo voglio dire. Abbiamo detto che i negoziati di adesione sono su un binario morto. Perché sono su un binario morto i negoziati di adesione? Pochi lo sanno. Allora, sono su un binario morto soprattutto per responsabilità dell'Europa in generale, in molti paesi, tipo Germania, Francia, Austria, eccetera, ma per responsabilità di Francia e di Cipro. Perché dal 2005 ad oggi un solo capitolo è stato aperto ed è stato chiuso. È da un anno che non si apre nessun capitolo del negoziato di adesione. Questo perché Francia e Cipro bloccano l'apertura di molti capitoli e tengono quindi sotto ricatto l'Europa per la famosa questione, l'annosa e gravissima questione dovuta a quest'isola. Sappiamo che la Repubblica, che la Turchia occupa, diciamo così, la parte nord di questo paese, dove vivono 260.000 cittadini turco-ciprioti, quindi di religione musulmana turchi, e l'altra parte dell'isola, nell'altra parte dell'isola, nella parte sud dell'isola, vivono i greco-ciprioti. Ecco, c'è la Repubblica Turca di Cipro Nord, che è riconosciuta in pratica solo dalla Turchia. Adesso sarebbe troppo lungo spiegare, rifare la storia
perché è una storia molto annosa, sì, questa di Cipro. Però io voglio dire una cosa, due cose importanti su questo. La prima cosa è questa: l'Europa ha commesso un grave errore quando all'interno del famoso allargamento a est nel 2004 ha inglobato anche la Repubblica di Cipro, e l'ha fatto senza assicurarsi che il conflitto tra i greco-ciprioti e i turco-ciprioti fosse risolto, cioè senza un accordo di pace e quindi senza un accordo federale per risolvere questa questione. Perché diciamo che c'è stato che ha accettato l'ingresso della parte greca nell'Unione Europea a rappresentanza di tutta l'isola, e questa è la cosa grave che è stata commessa, all'indomani del referendum sul piano Annan, il piano che doveva poi far sì che si creassero le condizioni per l'unificazione dell'isola. Sul piano Annan questo piano Annan è stato sottoposto al referendum sia dai greco-ciprioti sia dai turco-ciprioti. Tutte e due le comunità si erano impegnate a votare a favore del referendum, così avremmo avuto un'accettazione del piano di pace, e la Repubblica greco-cipriota, la Repubblica di Cipro sarebbe entrata nell'Unione Europea a rappresentanza di tutte e due le comunità. Invece che cosa è successo? È successo che i turco-ciprioti hanno votato a favore del piano Annan, quindi rispettando, dimostrando di aver accettato l'unificazione dell'isola, il trattato di pace, mentre la parte sud, la parte di greco-cipriota, ha respinto il piano Annan. E come premio l'Unione Europea dopo due giorni ha inglobato la Repubblica Turca, greco di Cipro, e quindi i greco-ciprioti, diciamo così, una parte della popolazione di Cipro rappresenta tutta l'isola. Che cosa è successo? È successo che l'embargo, perché di questo stiamo parlando, i 260.000 cittadini turco-ciprioti vivono praticamente in una condizione di embargo, perché non si può atterrare con gli aerei, c'è il blocco commerciale, la popolazione è sottoposta a un blocco economico e commerciale, quindi con violazioni di quelli che sono i diritti, anche i diritti umani lì per questa popolazione. A questa popolazione non è riconosciuto il diritto di essere cittadini europei, perché non hanno nessuna rappresentanza a livello di Unione Europea. Il 1 luglio del 2012 scatterà la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea a Cipro. Quindi ci troveremo di fronte alla presidenza di turno, quindi il rappresentante di Cipro nell'Unione Europea, che sarà un greco-cipriota, e la comunità turco-cipriota sarà ancora di più isolata. Proprio in questi minuti in cui stiamo adesso parlando, a New York c'è, alle Nazioni Unite, un incontro importante tra i due leader della Repubblica greco-cipriota e della Repubblica turco-cipriota, il turco-cipriota Dervişoğlu e il greco-cipriota Dimitris Christofias. È diciamo, direi quasi un'ultima possibilità, perché sono stati fatti vari tentativi, ma tutti falliti. Perché tutti falliti? Perché i greco-ciprioti si sono sempre rifiutati, hanno sempre respinto qualsiasi proposta venisse dai turco-ciprioti. E i turco-ciprioti hanno sempre dimostrato, come i fatti, e questi lo dicono i fatti, la disponibilità a risolvere questa crisi per arrivare o all'unificazione o a uno Stato federale. I greco-ciprioti hanno respinto questo perché l'unica cosa
che vogliono è semplicemente che non riconoscere la Repubblica Turca di Cipro Nord e non riconoscere, diciamo così, questa minoranza che vive all'interno dell'isola, e indubbiamente questo non, con un'Europa che patteggia apertamente per i greco-ciprioti, evidentemente nessun passo avanti è stato fatto. Speriamo che da questo incontro usciranno cose positive. Se non dovessero uscire cose positive, a mio avviso l'unico modo è quello di ammettere che ci sono due entità e quindi due stati indipendenti, sovrani, e forse questo è l'unico modo. Non sarebbe nulla di male, perché ci sono molti altri esempi, c'è l'esempio della Repubblica Cecoslovacca. Quindi le isole, mi sembra, in altre parti del mondo, anche Haiti. Sì, sì, ci sono esempi vari in Europa, c'è l'esempio per esempio della kosovizzazione, oltre che della cecoslovacchizzazione, insomma ci sono queste possibilità che sicuramente non sono scandalose. Quando non si giunge a nessun compromesso, a nessuna soluzione che possa mettere fine a una ostilità così grottesca, d'altra parte, evidentemente si prende atto che le due comunità sono inconciliabili. Ci sono cittadini di lingua turca, di popolazione musulmana, ci sono cittadini di lingua greca e di religione greco-ortodossa, quindi si prende atto e l'Europa si rassegni. Però poi, una volta riconosciuti i due stati indipendenti, evidentemente anche la Repubblica Turca di Cipro Nord ha diritto ad entrare a far parte subito dell'Unione Europea. Questa secondo me è la posizione che dovranno assumere sia gli stati dell'Unione Europea sia l'Europa in generale. Ecco, questa è una cosa. E poi si legge da più parti che la Repubblica Turca di Cipro Nord sarebbe, diciamo così, una specie di feudo, di appendice della grande madrepatria turca. Ecco, questo è un falso storico. Anche su questo ci potremmo dilungare a lungo, perché basta ricostruire la storia di questo paese, della popolazione turca di Cipro, eccetera, eccetera, per renderci conto che l'unico legame, a parte il legame culturale e il legame religioso, ma l'unico legame politico che esiste è dovuto semplicemente a questo, cioè i cittadini turchi di Cipro Nord non erano difesi da nessuno, né dall'Unione Europea, e né loro erano in grado di difendersi, ed erano sottoposti a un vero e proprio persecuzione etnica da parte dei greco-ciprioti. Questo è un dato di fatto. Gli unici ad aver difeso i turchi ciprioti è stata Ankara, e per questa è intervenuta, e per questa ragione lì Ankara vuole andare via dalla Repubblica Turca di Cipro Nord, lasciando ai turchi ciprioti di andare avanti per la loro strada e per il loro destino. Tu ci stai dicendo che alla base, se ho ben capito, c'è un scontro etnico-religioso? Beh, questo è nei fatti da sempre. C'è anche uno scontro politico, perché, visto che ci siamo, che me l'hai fatta la domanda, diciamo che nel 64, possiamo continuare tranquillamente. C'è stato un tentativo da parte dei colonnelli greci di creare un colpo di Stato nell'isola per annettere tutta l'isola alla Grecia. E nel tentativo di colpo di Stato per annettere tutta l'isola alla Grecia si è scatenata la persecuzione ai danni dei turco-ciprioti.
Ankara nel 74 è intervenuta appunto per difendere la popolazione, la minoranza turca da questa aggressione ed è rimasta lì. I turco-ciprioti hanno poi fondato la Repubblica Turca di Cipro Nord. Quindi sotto il profilo del diritto internazionale a mio avviso non c'è nessuna violazione di niente, perché c'è semplicemente ci troviamo di fronte semplicemente ad un paese che ha difeso una minoranza, cosa che avrebbe dovuto fare l'Europa. Quindi ecco, ritornando all'Europa, quanti errori ha commesso in questo. Ha preferito scegliere, diciamo così, ha preferito schierarsi dalla parte della Grecia, perché di questo si tratta, per ragioni politiche, per ragioni varie che un po' possiamo capire, ma un po' diciamo dovremmo ripercorrere quegli anni. Ha preferito questo, lo ha continuato a fare. E l'Europa si è accorta dell'errore con l'ingresso dell'isola di Cipro nell'Unione, consentendo l'ingresso dell'isola di Cipro nell'Unione Europea. Ma il problema è che non c'è niente, nessuna iniziativa che possa appunto, non dico risarcire, ma essere dare un riconoscimento ai turchi ciprioti di questa. Di questo danno che hanno subito. Ecco, esiste in Europa, nell'Unione Europea, una minoranza che è quella turco-cipriota, che non ha gli stessi diritti di quegli altri cittadini europei. Ecco perché poi Maurizio Turco e Marco Perduca hanno preso la cittadinanza, hanno chiesto ed ha ottenuto la cittadinanza turco-cipriota. Bene, è stato molto interessante questo excursus storico, culturale, che troveremo appunto sintetizzato nell'ultimo numero della rivista Diritto e Libertà. E a questo punto tu interverrai anche in congresso, sei già intervenuto in commissione? No, in commissione no, però farò un intervento, credo forse o stasera o domani mattina. E quindi farò un intervento, lo incentrerò appunto su queste questioni in pratica, sull'Europa e sul ruolo anche della Turchia. Allora, intanto auguriamo buon congresso a Mariano Giustino, proponiamo ancora la rivista Diritto e Libertà, ti diamo appuntamento sul sito tvradicale.it dove potrai vedere questa intervista e tutto il resto del nostro lavoro che abbiamo fatto da un anno e mezzo a questa parte, e rinnoviamo l'invito per tutti i nostri video web ascoltatori al congresso del Partito Radicale Transnazionale che si terrà dall'8 all'11 dicembre a Roma. Grazie ancora Mariano Giustino. Grazie, un saluto agli ascoltatori. Ciao.